Allora, buongiorno a tutti. Questa è la seconda puntata di un ciclo che sto cercando di organizzare, che si chiama Modello Olivetti. Ho già chiesto scusa e specificato che l'ho chiamato Modello Olivetti non certo perché sia l'unico esempio, anzi in foto lo vedete accanto a un altro grandissimo personaggio pubblico, un altro grandissimo personaggio italiano. Mattei, ma ce ne sono tanti, ce ne sono stati, ce ne saranno tanti comunque di persone che vogliono fortemente, diciamo così, uno sviluppo sociale complessivo che passa per le imprese, che passa per creare lavoro, perché chiaramente non si crea sviluppo, progresso senza lavoro, senza fabbriche, senza agricoltura, senza servizi, eccetera, ma che hanno deciso, hanno scelto e hanno lavorato per farlo in maniera, oggi si direbbe sostenibile o meglio ancora ecosostenibile, ma molto banalmente io la chiamo in maniera solidale, in maniera giusta, nel senso che i profitti che comunque un'impresa deve avere per andare avanti vengono il più possibile distribuiti lungo tutto la filiera, anche qui termini tecnici, la filiera del valore, cioè lungo tutto quel complesso di fornitori, collaboratori, impiegati, l'ambiente circostante, in maniera da non essere appunto un'impresa, diciamo così, predatoria, ma il più possibile appunto sociale e generatrice di un vero progresso. La scorsa puntata la trovate nei miei social. Avevo con me due imprenditori, adesso cambio un attimino format, farò con un imprenditore solo in maniera da, diciamo così, non perdere il filo e cercare di sviluppare il più possibile le cose che ci vorrà dire. E quindi qui con noi abbiamo Franco Zecchinato, che è un imprenditore, attualmente vi dirà lui adesso che cosa sta seguendo come progetti. E come ho fatto nell'altra puntata, gli do immediatamente la parola chiedendogli di raccontarci le sue esperienze e come attualmente appunto pensa di essere una di quelle persone che fa lavorare, ma in maniera il più possibile appunto, diciamo così, sostenibile. Quindi Franco, ti lascio senz'altro la parola. Bene, grazie. Devo dire che questa foto mi emoziona un po', perché è un pezzo di storia di questo paese che, tradotto, confrontato con i momenti che stiamo vivendo adesso, è veramente un confronto difficile da fare. Comunque, a parte questo, che fa parte della storia, della nostra storia, della nostra sensibilità, io sono imprenditore agricolo a titolo non principale, nel senso che mantengo la mia attività, la mia medio-piccola attività agricola in comune di Padova, a Salvoro, che è una borgata rimasta rurale eccezionalmente rispetto alla desertificazione rurale della provincia di Padova o dei dintorni della città. Produco biologicamente da decenni e conferisco ogni produzione della nostra azienda alla cooperativa El Tamiso, di cui sono presidente credo dal 1985. La cooperativa è stata fondata nel 1984, quindi quest'anno siamo impegnati nella celebrazione dei 40 anni di attività. È nata unicamente per promuovere e sviluppare le produzioni di agricoltura biologica e l'alimentazione naturale. Quindi un passaggio che spero rapido lo debbo fare per inquadrare quei tempi, cioè la fine degli anni 70 e i primi anni 80 di italiani e locali qui a Padova, eccetera. Non dico Padova perché Padova è stato uno dei centri, nel bene o nel male, degli anni 70 italiani. Padova era uno snodo piuttosto quantomeno caldo, ecco, dal punto di vista culturale, politico e anche altro, insomma. E quindi io sono del 1955
di età, per cui negli anni 70 avevo i miei 20 anni e partecipavo come tantissimi miei coetanei ai movimenti sociali, politici e di emancipazione che hanno caratterizzato, grazie a Dio e grazie a noi, quegli anni in Italia. E poi sono arrivati quelli che li hanno chiamati gli anni di piombo e quindi molte cose si sono chiuse. Molti di noi che già gironzolavano in giro per l'Italia, nelle comunità rurali, nell'occupazione dei terreni, nell'Appennino Tosco-Emiliano, nella collina veronese, nel 75 l'Italia aveva una legge per l'occupazione delle terre incolte, cosa che oggi sarebbe assolutamente improponibile. Per cui tutto parte sostanzialmente, poi accedero, parte nel 77 a Bologna quando un gruppo di filosofi, tra cui Jean-Paul Sartre, organizzarono un convegno sulla repressione, che era un argomento molto sentito da noi giovani all'epoca. E in quel convegno ci troviamo in migliaia e si creò un gruppo che cominciava a dire: noi vogliamo declinare le nostre istanze sociali, culturali e politiche sui temi dell'agricoltura, dell'alimentazione e della medicina alternativa, cioè essere alternativi nel concreto. Non più come bandiera da seguire la manifestazione, ma come pratiche di vita reali. E così facemmo, nel senso che sarebbe lungo da dire, ma insomma, da semplifico all'osso, si creò un coordinamento nazionale che oggi è rimasto come titolo di una nota rivista che si chiama Terra Nuova, Agricoltura, Alimentazione e Medicina. Allora era un foglione di collegamento tra tutte queste istanze che si ponevano nella prospettiva che dicevo prima. E si cominciò effettivamente a farle le robe, si crearono dei coordinamenti regionali, Veneto sempre sugli scudi, di tra produttori, distributori, consumatori di produzioni biologiche, che era ancora un termine piuttosto vago, direi, all'epoca, non c'era una legge, non c'era una definizione chiara, si cominciò a collegarsi a livello nazionale, si diede vita a una straordinaria stagione di confronto tra persone, tecnici, consumatori, attivisti, e uscirono nell'85 le prime norme sull'agricoltura biologica che producemmo noi sostanzialmente sull'onda di quello che esisteva in Francia, oppure nel movimento più dinamico, oppure Nature Progrès francesi appunto, oppure Suolo e Salute a Torino, insomma, in questo humus culturale. Un gruppetto di padovani, qualche piccolo produttore già allora come me, che sono perito agrario e vengo da una famiglia che aveva una piccola attività agricola, qui sempre a Padova, dove abito adesso, e qualche altro collega, amico, che aveva una piccola attività agricola, faceva già agricoltura biologica, si studiava cos'era questa agricoltura biologica, si ci collegava con la città, con i centri, con le associazioni culturali. A Padova bisogna ricordare, perché è ancora attiva, l'Associazione Culturale La Biolca, che all'epoca già esisteva 45 anni fa e promuoveva proprio questi temi, l'agricoltura, l'alimentazione e la medicina alternativa. E quindi esisteva già in questa città e dintorni, e nel Veneto in generale, in ogni centro un po' più di dimensioni, un po' più grandi della media, qualche gruppo, qualche associazione culturale che aveva già cominciato ad avere gli spazi di distribuzione di prodotti, quelli che allora si potevano trovare, biologici per i soci. In più, l'altro punto da dire era che allora eravamo tutti orientati sul vegetarianesimo, sulla alimentazione integrale, con cibi integrali, la macrobiotica, e quindi eravamo piuttosto, insomma, orientati, anche non dico integralisti, ma piuttosto rigorosi nelle nostre scelte. E quindi cominciamo a progettare nei primi anni 80, sempre all'interno dell'Associazione La Biolca, una struttura economica che potesse dare continuità, che potesse dare sostanza a questi scambi che già cominciavano ad esserci tra gli spazi delle associazioni. Andammo in Sicilia, nelle Marche, in Lombardia, in Trentino Alto Adige, per recuperare, conoscere chi produceva le mele, le arance, la pasta, il riso. Quindi costruimmo un sistema di relazioni che era poi alla fine diventò anche economico.
o prevalentemente economico, ma alla fine era nato sulle relazioni, sul mutuo riconoscimento di un'adesione a un complesso di valori, che era quello che poi oggi è ancora in movimento per l'agricoltura biologica, che poi è diventato, che oggi siamo in presenza del 60% della distribuzione alla fame nei supermercati, quindi abbiamo bisogno anzi di recuperare questo complesso di valori, perché a noi interessa il territorio, interessa la cultura. Scusami Franco, scusami, puoi chiarire, non ho capito benissimo, siete al 60%, mi chiarisci? Oggi in Italia il dato commerciale che identifica o misura la distribuzione di prodotti biologici, cioè ottenuti secondo i criteri delle norme vigenti in Europa, importati o non importati, il 60% del fatturato in uscita al pubblico lo fa la grande distribuzione organizzata, non lo fanno i negozi specializzati. E l'altra cosa pesante dal mio punto di vista, ma ne potremmo parlare magari più avanti, è che il 47% di quel 60% è a marchio del distributore, non è più a marchio del produttore, ma è a marchio del supermercato, che certo, vuol dire che il settore sta diventando, si sta omologando alla normale distribuzione, che oggi è anche oggetto di proteste di quello che stiamo vedendo in giro. Quindi il solito concetto che la grande distribuzione ha un potere immenso perché ha il potere commerciale, perché ha i clienti, ha la clientela, ha le sedi, i negozi, e quindi praticamente detta legge, e al produttore agricolo detta il prezzo. Comunque, ecco, noi siamo oggi, tanto per fare una battuta, che faccio un balzo in avanti, oggi siamo una struttura cooperativa agricola che ha una piattaforma importante al mercato ortofrutticolo all'ingrosso, facciamo circa oltre 11 milioni di fatturato e non abbiamo a che fare con la grande distribuzione, vuol dire che gli spazi a saperli gestire ci sono. Ecco. Però finisco rapidamente l'excursus. Allora, gli albori sono questi. Partimmo prevalentemente e da subito con la vendita diretta a casa nostra, cioè a Padova. Il comune già nell'85 ci diede un banco in Piazza delle Erbe, anzi in Piazza dei Frutti all'epoca, poi passati in Piazza delle Erbe. Insomma, eravamo già, come dire, ben voluti dal punto di vista della nostra voglia di essere concreti e di fare le cose. Eravamo una decina di persone, insomma, pieni di buona volontà, e soprattutto diventammo abbastanza presto una ditta di distribuzione, perché quei rapporti creati, che ricordavo prima, con la Sicilia e l'Alto Adige e quant'altro, avevano bisogno di una strutturazione logistica e organizzativa. E noi giovani rampanti a Padova, pur avendo come DNA nostro la vendita diretta al pubblico di Padova, infatti abbiamo avuto per molti anni un negozio importante anche di Beato Pellegrino, insomma forse qualcuno si ricorderà di chi ascolta, cominciamo a diventare una piattaforma di distribuzione al servizio di un sistema già però organizzato, non di un sistema che andava a caccia dell'utile, ma andava a caccia di fare un servizio all'interno di uno schema condiviso. L'altro aspetto, che siamo già arrivati a metà dell'opera, questo proviene anche dalla mia esperienza personale, culturale, non solo la mia, la cooperazione, nel senso che per noi è stato naturale, con il bagaglio culturale dell'epoca, immaginare la governance, la gestione di una struttura di questo tipo in forma cooperativistica, in forma di cooperativa ordinaria, cioè ogni testa un voto, dico io, insomma, in cui non c'è suddivisione di utili, non è prevista, e esiste un'apertura totale verso la partecipazione dei soci. Negli anni abbiamo anche associato una serie di dipendenti come soci lavoratori, ma comunque abbiamo mantenuto sta idea, che tuttora per noi è fondamentale, di esperienza cooperativa. Io sono presidente da troppi anni, però ormai siamo agli sgoccioli, e uno dei temi che stiamo affrontando ormai da qualche anno è il ricambio generazionale, che stiamo gestendo con qualche difficoltà, ma ci riusciremo. Sì, Franco, due cose subito. Primo,
ribadisci cosa significa non distribuzione di utili, perché certo, diciamo, qualcuno lo sa, ma qualcuno non lo sa, cioè perché non si distribuisce gli utili, non perché si è sadomasochisti, ma c'è una ragione precisa che ti prego di ribadire. E secondo, tu hai detto che riuscite, diciamo, a vendere i vostri prodotti, ma appunto uno che li volesse comprare, allora a chi si deve rivolgere, dove deve andare, cosa deve fare? Perché tu hai detto noi riusciamo a bypassare la grande distribuzione, ma quindi a parte il mercato di Padova, uno come dovrebbe fare per comprare i vostri prodotti? Vabbè, allora andiamo per ordine. La cooperazione che non divide utili è uno stato giuridico previsto dal codice civile che garantisce la reciproca mutualità dal punto di vista delle relazioni all'interno della proprietà. Quindi noi siamo 55, credo siano adesso il numero definitivo, forse 57 soci, abbiamo fatto aderire un paio di giovani da qualche giorno, grazie a Dio, insomma, con gente che non ha più la mia età, per fortuna. E quindi la governance, la proprietà dell'azienda sono produttori agricoli che indipendentemente dall'entità della loro partecipazione con quote sociali da 26 euro eccetera, decidono in maniera assolutamente democratica sull'andamento della società. Quindi ho una testa, un voto, non c'è nessuno che ha capacità o possibilità di decidere di più. In questo senso si giustifica il fatto che la divisione degli utili non ha senso, perché non ci sarebbe un qualcuno che ha più diritto degli altri di avere degli utili. Diciamo che dal punto di vista generale la cooperativa eroga un servizio ai soci. Il servizio è promozione, scienza tecnica, valorizzazione del prodotto, formazione, eccetera. Il suo obiettivo non è fare utile, è erogare il servizio, non perdere e restituire ai soci sotto forma di prezzo del prodotto il risultato della gestione. Quindi il socio conferisce 100.000 euro di ortaggi biologici, peraltro programmati prima, da tempo, eccetera. Lui porta a casa il prezzo che deriva dalla qualità, dalla buona gestione o cattiva gestione, perché negli anni abbiamo avuto anche noi, non ho tempo di raccontare, forse non serve, un paio di inciampi pesanti, siamo arrivati vicino alla chiusura perché non c'erano più né soldi né poche speranze, però li abbiamo superati attraverso la mutualità, attraverso le firme in banca, attraverso quelle cose che fanno parte dell'impresa, nel senso di un'impresa collettiva che si guarda in faccia e si decide che ce la facciamo, proviamoci, e ci si mette in gioco, ci si è riusciti. Credo che a distanza di 40 anni possiamo essere anche abbastanza orgogliosi, insomma, ecco. Dove trovare i prodotti, perché non abbiamo la grande distribuzione? Intanto da quegli anni, fine anni 70-80 di cui raccontavo prima, in Veneto e in Italia, nel Triveneto, quello che conosciamo meglio ormai in Italia, c'è un nutrito settore di negozi specializzati bio che vendono al pubblico, soprattutto quelli che non sono intruppati nelle grandi catene come l'Ecor Natura Sì, cioè che sono indipendenti, che hanno la loro capacità, hanno resistito ad anni difficili, quindi vendono al pubblico produzioni biologiche in forma indipendente. Ora, quei negozi più una nutrita rete di produttori agricoli, nostri soci o meno, che hanno anche il punto vendita a casa, la vendita diretta sul territorio, trovano in questa nostra offerta il loro motivo di esistere, perché possono, anche perché noi negli anni abbiamo imparato a lavorare all'interno di un mercato frutticolo, cosa che non era nelle nostre origini, dove la logistica è facile, dove l'ortofrutta si diventa specializzati nel gestire ortofrutta, che è una roba complicata, che pochi sanno fare se non hanno qualche decennio di esperienza. Quindi ogni mattina, alle 4 di mattina, qua è pronto un allestimento con decine e decine di articoli stagionali o meno, a seconda di quello che è. Ogni giorno è roba fresca, ogni giorno è roba che qualcuno porta durante la notte, la sera, la mattina presto, che qualcuno raccoglie. Quindi è una macchina da guerra dal punto di vista, scusate il termine che non è dei miei, ma
è una macchina assolutamente che deve essere efficiente, se no non può funzionare, soprattutto per il tipo di produzione prevalente che si gestisce, che è l'ortofrutta fresca. Se fossero menuterie metalliche o semplicemente prodotti alimentari trasformati, la cosa sarebbe molto più semplice, molto più semplificata. Oggi, insomma, io sono orgoglioso di rappresentare un'impresa che ha attraversato 4 decenni, uso un termine un po' vanaglorioso, in direzione ostinata contraria, come diceva, come era il buon De André, perché abbiamo sempre avuto la caparbietà, la costanza di percorrere un percorso originale che però ha trovato nella società, oppure in quella minoranza di cittadini che si fanno coinvolgere, oltre al fatto di cosa mangio, ma dove vanno i miei soldi, che tipo di salute dedico, che tipo di spazio dedico alla mia salute attraverso la mia spesa. Siamo stati quasi sempre interessanti per questo tipo di pubblico, che non è un pubblico, attenzione, danaroso, è un pubblico che in genere ha un po' un pelino di cultura in più e anche qualche disponibilità di spesa, ma non è determinante la disponibilità di spesa. Importante è la coscienza, la cultura che tende a mettere tra le sue priorità l'alimentazione, l'ambiente, il lavoro. Ora, tra l'altro, mi viene da dire, il tema del lavoro per noi è stato sempre un cruccio, perché veniamo da anni lontani in cui il lavoro anche irregolare faceva parte della normalità, diciamo, specialmente nel mondo agricolo e connessi, no? Per cui abbiamo dovuto anche noi crescere da questo punto di vista, imparare che tipo di impostazione bisogna dare al lavoro. Ora, noi applichiamo da sempre un contratto regolarissimo, che è quello del Consorzio delle Cooperative Agricole. Lo applichiamo con qualche aspetto migliorativo, perché quel contratto ha ancora una sperequazione abbastanza pesante tra impiegati e operai, perché viene da un mondo antico in cui l'operaio era lo schiavo, l'impiegato era il paraculo del padrone, e invece da noi proprio non c'entra niente, perché abbiamo migliorato, rialzato le condizioni degli operai e parificate quelle degli impiegati, ma una cosa, un accordo sindacale fatto all'interno. Qui abbiamo impiegati a vario livello, sono circa 40 persone, qui allo stand al mercato ortofrutticolo, poi ti dico dove trovare i prodotti, mi sono dimenticato, allo stand al mercato ortofrutticolo c'è la maggioranza delle persone che lavorano, gli operai lavorano assolutamente di notte, arrivano alle 2 spesso e finiscono 8-9 ore dopo, e c'è nutrita attività anche burocratica, amministrativa e di assistenza tecnica, eccetera. Quindi abbiamo molte persone qui all'interno del MAP, del mercato ortofrutticolo di Padova. Poi abbiamo un punto vendita sotto il salone, negozio storico di Padova, con altre 3 persone. Poi abbiamo un banco ambulante in Piazza delle Erbe a Padova, ancora quello dell'85 che rimane. Poi siamo presenti a Venezia con altri 2 banchi ambulanti, uno è sabato all'M9, al museo, quello di Mestre, e nel cortile del museo, nel chiostro, e uno a Rio Terra dei Pensieri, 2 mercatini bio gestiti con l'associazione culturale AERES, Venezia per l'altra economia. Quindi non mercati nel senso stretto del termine, ma un misto tra offerta commerciale e anche offerta culturale. Non siamo diffusissimi, anche se il nostro prodotto lo trovate in diversi spazi agricoli della provincia, lo trovate in quasi tutti i negozi specializzati bio del Veneto, insomma, sono quasi tutti i nostri clienti, salvo un certo numero di quelli della catena Eco Natura Sì, che non possono essere nostri clienti per indicazioni della centrale, la quale ha stabilito questo tipo di regola. Poi, dove lo troviamo? Lo trovate anche all'estero, perché alla fine, se si vuole mantenere una velocità di rotazione della merci e non focalizzarsi, fossilizzarsi sul territorio, bisogna avere la capacità anche di esportare. Adesso l'esportazione
non supera il 10-12% dell'attività, però è in netta crescita, ma anche quella in genere va a finire negozi specializzati bio, indipendenti, in Austria piuttosto che in Svizzera, piuttosto che in Germania, non mi ricordo, in Slovenia sicuramente, ma anche in Croazia. Comunque un 10% sarà poco oltre 1 milione. Abbiamo un'attività che riguarda i cereali antichi, eccetera. Facciamo una piccola nostra gamma di prodotti trasformati, il cosiddetto grocery in inglese. Il tema è che dovremmo investire ancora un po' di più nella vendita diretta su Padova, perché l'ingrosso è molto più, come dire, intuitivo e più facile da fare. Abbiamo investito 1 anno e mezzo fa in un forno a legna presso il parco etnografico di Rubano, che è a 2 passi da Padova, che stiamo ancora gestendo con qualche difficoltà, perché il parco ha qualche difficoltà nella gestione complessiva, però stiamo facendo il pane, i biscotti, le cose con il nostro personale, insomma un'attività impegnativa, piccola per quanto riguarda il complesso del valore dell'azienda, il valore del fatturato, ma insomma significativa. Io ho fatto un po' di tutto in questa impresa e mi sono portato dietro anche le esperienze fatte nei primi anni di lavoro, cioè dal 75 in poi nella formazione professionale agricola. Ho lavorato 4-5 anni in quel settore lì, per cui la cooperazione, le relazioni di formazione erano già il mio pane da giovanissimo, sono appena diplomato. Per cui quell'esperienza lì mi ha sicuramente aiutato a tenere in piedi, a tenere la barra dritta rispetto a una gestione cooperativistica che, dobbiamo dirlo, è complessa, ricca di rischi, di contrasti, di crisi. Abbiamo avuto 2 crisi anche associative piuttosto pesanti, ci sono costate qualche scazzo, un po' di salute, ma poi le cose si sono sistemate. Però ripeto, dovessi ripartire, farei tutto di nuovo così com'è, insomma, ecco, non sono di quelli che si vanta di avere fatto le cose che gli piacevano fare senza chiedere a nessuno se mi dava lavoro, insomma, ecco, ce lo siamo inventato noi. Poi l'ultimo slogan: siamo diventati grossisti di noi stessi, perché sul tema di questi giorni dei trattori è che sta gente infatti parte... volevo arrivare anche a quello, Franco, però scusami se ti interrompo. Prego. Ho una domanda e un'integrazione. Sì. La domanda è se tra i vostri clienti accettate e avete già eventualmente anche i gruppi d'acquisto solidale. L'integrazione è che tu hai spiegato giustamente il discorso della non ridistribuzione dei profitti. Io volevo integrare dicendo che ci sono parecchie altre realtà che hanno scelto questo modello. Dopo magari diremo due cose anche su Banca Etica, che anche lei appunto ha scelto questo modello. Però è da integrare dicendo che gli eventuali profitti che ci dovessero essere, appunto, non vengono distribuiti ai soci, ma vengono utilizzati per far crescere complessivamente l'azienda stessa. Quindi è una precisa scelta, appunto, di non, diciamo così, tra virgolette, speculare, diciamo così, arricchirsi troppo, ma quelli che tecnicamente potremmo anche chiamare dividendi, se è una società per azioni, o comunque profitti per altre forme associative, rimangono, diciamo, all'interno dell'azienda come complesso e vengono investiti per comprare nuovi macchinari, terreni, assumere un nuovo personale, eccetera, eccetera. Ti lascio la risposta sui gruppi solidali, ti chiedo solo se riesci a inquadrarti un po' meglio, perché si vede solo un pezzo di viso ed è un peccato, perché se qualcuno volesse, già, ecco, così è già meglio, perché se qualcuno ti incontra per strada almeno ti ricomporti. Sono altro 1,87 in ogni caso. non passi inosservato. No, in genere no. Anche perché mi conosco. Comunque, sì, hai fatto bene a precisare. Beh, sui gruppi d'acquisto noi abbiamo una grande disponibilità
e contiamo anche su delle collaborazioni con certi gruppi di acquisto, in particolare nel medio berlinese, che durano da 15 anni. C'è una fratellanza costante di relazioni commerciali, ma anche culturali, anche ludico-ricreative, se vogliamo. Facciamo la gita sociale ogni anno e molti agenti dei gruppi di acquisto ci accompagnano. E quindi su questo noi siamo aperti al mondo, nel senso non abbiamo, come dire, difficoltà ad accogliere il gruppo d'acquisto. Piuttosto, ecco, siccome poi arrivo, voglio anch'io aggiungere qualcosa su questa storia degli utili. Siccome noi siamo dal 2004, anno del nuovo codice societario, siamo definiti cooperativa agricola, non più a responsabilità limitata, l'hanno tolto, ma rimane la sostanza, come si dice, a mutualità non prevalente. Non prevalente significa che dal punto di vista del fatturato noi è più la parte che compriamo da terzi che quella che viene conferita dai soci dal punto di vista commerciale. È una cosa che succede da moltissimi anni perché, come tu ben sai, il Veneto è una regione in cui si consuma molto di più, perché siamo tanti, di quello che si potrebbe produrre qua. Noi produciamo tanto prosecco, ma poi si vende fuori da qua, non è che si consuma tutto in Veneto. Per cui la mutualità non prevalente fa sì che tu, come dire, debba avere due regimi. Un regime, tanto ti paghi le tasse come una commerciale, tutte, non ci risparmia niente perché siamo agricoltori. E hai un doppio regime, nel senso devi gestire in un modo il conferimento dei soci, i contadini di base, come sono io, come sono altri, e quindi dove noi definiamo una percentuale di trattenuta a copertura dei costi di gestione sulla media ponderata del singolo lotto di merce venduta, per cui c'è una trasparenza totale, la merce arriva, viene inserita nel gestionale in base alle vendite di quel lotto di merce che è arrivato stamattina. Si detrae oggi detraiamo il 13% e quello è il prezzo di liquidazione al socio. La prevalenza, quella che si compra da terzi, pur gestendola con forme molto cooperativistiche in termini di rapporto, perché noi mai siamo un'azienda piuttosto anziana, con una buona reputazione anche di credibilità e affidabilità, per cui noi abbiamo la maggior parte dei fornitori da tutta l'Italia e anche da fuori, che spesso portano i prodotti, non sanno neanche il prezzo, lo diciamo noi dopo, insomma, quindi non esiste un rapporto fiduciario. E noi, anche perché siamo nel biologico, dove le truffe possono arrivare da un momento all'altro, cerchiamo di avere rapporti continuativi e fidelizzati con gente che conosciamo, che andiamo a trovare regolarmente, dove ci sia una relazione, come ripeto, fin dalle origini, una relazione fondata su valori e non soltanto sul prezzo o sulla disponibilità del prodotto. Il capitale, quindi, poi non l'ho detto prima, ma noi vendiamo anche al singolo consumatore che viene al mercato ortofrutticolo a comprarsi la cassetta di mele. È aperto il mercato dalle 7 alle 11, è aperto al pubblico. Noi vendiamo a ditte che fanno ristorazione scolastica, che vengono a comprare qua. Vendiamo ad altri grossisti che hanno altre piattaforme in giro per l'Italia, per l'Europa. Quindi abbiamo sviluppato un'esperienza di grande versatilità sul piano della gestione, perché avere tanti clienti diversi vuol dire avere tanti listini, tanta conoscenza, tanti rapporti, insomma, una gestione onerosa, cosa che una normale commerciante non si mette a spendere tutti i soldi di personale. Un normale commerciante sceglie il suo ambito e si occupa di quello. Noi non possiamo permetterci, e più ci va anche bene essere interessanti per il pubblico. Non abbiamo proprietà immobiliari, per cui non abbiamo, come dire, solvibilità. L'azienda di per sé non riesce a garantire terzi con proprietà immobiliari. Sì, siamo, come abbiamo parecchie proprietà mobiliari, cioè celle, frigo, uffici, roba, immobiliari no. A questa cosa abbiamo ovviato puntando a un capitale sociale, cioè il capitale di rischio dei soci in quote variabili, sempre più alto. Oggi siamo a oltre 250.000 euro di capitale sociale, che è quello capitale di rischio, quello vero che rischia. Più mi pare che siano altri 600.000 euro o 700 di riserve, quindi utili mandati a riserva, che complessivamente
comportano circa 900.000 euro di patrimonio netto, che è sostanzialmente quello che risponde al mondo, che risponde ai creditori, risponde a tutti. Chiaramente gli ultimi che possono aspettarsi di ricevere i loro soldi sono i soci con quei 250.000 euro, perché è il loro capitale di rischio. L'abbiamo aumentato dopo una certa fase, perché politicamente, quando siamo nati, il capitale dei soci era 20.000 lire. Le cooperative erano totalmente deresponsabilizzate, erano gestite dalle centrali cooperative colorate di rosso, di bianco, di azzurro, insomma. Noi abbiamo dovuto anche lì fare un percorso di capitalizzazione che ci è costato grandi discussioni, perché uno vota se ha un capitale di 1.000 come uno vota che ha un capitale di 10.000. Abbiamo gente che ne ha 25.000 e gente che ne ha 1.040 di valore. Quindi la discussione per arrivare a questo è stata piuttosto laboriosa, è passata, l'abbiamo fatta passare, perché dico, beh, se tu conferisci 120.000 euro vuol dire che utilizzi la struttura per 120.000 euro. Quindi è corretto che tu te ne accolli, in termini di capitale di rischio, anche una quota proporzionale, per cui abbiamo aumentato il capitale semplicemente trattenendo una percentuale fissa sul valore del conferimento. Oggi siamo a una quantità di capitale, quindi oltre 900.000 euro, che dal punto di vista, come dire, dell'equilibrio finanziario patrimoniale di un'azienda va bene, però non siamo fermi, lo continuiamo ad aumentare. Perché siamo convinti che sia il modo, uno, di garantire il mondo, due, anche di mantenere una forte partecipazione interna, perché al di là dei grandi valori, poi se uno c'ha qua 25.000 euro, 20.000 euro di capitale suo, probabilmente è più incentivato a occuparsi della cooperativa, capire come va e venire a vedere come funziona, se c'è gente che fa delle cose che non vanno bene. Quindi da questo punto di vista è stata una scelta felice e fondamentale. Dicevo anche capitale lo aumentiamo come? Perché negli ultimi anni abbiamo avuto anni bui, anni difficili, anni così a Nicolà, 2020, 18, 19, 20, insomma siamo andati pari pari più o meno. Adesso abbiamo ripreso a fare utili, perché la gestione commerciale funziona bene, insomma è ben, ha una buona marginalità che è migliorata anche ultimamente. Guardavo sempre Adriano Olivetti qua davanti, perché è migliorata, perché la gente la teniamo con grande, ce la teniamo buona, nel senso che è fondamentale avere un rapporto con le maestranze, tutte, non solo il commerciale o l'amministrazione, tutte, che non è che siamo pari, siamo noi proprietari, ma loro sanno che trovano soddisfazione nel lavoro che fanno, perché gli viene riconosciuto sia in termini di lavoro, ma anche in termini di, come dire, di dignità, nel senso che vengono coinvolti nelle valutazioni che si fanno ogni volta che si ha da fare delle scelte aziendali. Per cui noi negli anni che abbiamo avuto utili, abbiamo deliberato prima di chiudere l'anno, perché abbiamo ormai una gestione amministrativa abbastanza funzionante, noi di solito col bilancio di infrannuale del 30 settembre noi decidiamo già più o meno come finisce l'anno a 31-12. In quel periodo cominciamo a definire come va a finire e cerchiamo di capire se possiamo, come utilizzare eventuali utili che prevediamo di avere. Normalmente la prima scelta è i premi al personale, che anche lì lunghe discussioni sui criteri, sulla meritocrazia, tutti uguali, tutti meno uguali, sono grandi discussioni ogni volta, però insomma quest'anno abbiamo erogato, mi pare, 70.000 euro l'anno scorso, sotto varie forme, sotto le forme che più ci vengono buone, con questi anni qua del Covid, del supporto, del bonus energia, abbiamo trasformato l'incentivo al personale, il premio produzione in bonus energia, insomma abbiamo trovato le nostre formule. Poi l'altra spesa che si fa, sempre immaginando che sia la disponibilità, è il cosiddetto conguaglio ai soci. Nel senso che se uno ha conferito 100.000 euro con quella trattenuta del 13% che viene fatta uguale per tutti e ci sono da devolvere o da, come dire, da sostenere, ci sono 50.000 euro a disposizione, deliberiamo un conguaglio prima della fine dell'anno e andiamo a diminuire quel 13%, quindi paghiamo di più il prodotto con un conguaglio annuale. Noi lo chiamiamo investimento agricolo,
perché alla fine sono delle cifre anche piccole, qualche migliaio di euro, nella migliore delle ipotesi a testa, però sono quelle che no, uno non se le aspetta, nel senso che non sai di avere, non sono certezze, perché il bilancio deve essere in ordine, se non, prima non approvi il bilancio non puoi neanche spenderli. Però è anche vero che se non te l'aspetti sono risorse che noi cambiamo investimento. Io stesso come azienda agricola, con quella piccola riserva, se mi arriva, prima cosa che faccio mi vado a sistemare un investimento che ho in azienda da fare. Quindi investiamo in agricoltura, soprattutto locale, perché i nostri soci sono prevalentemente nel territorio veneto, sarà il 70%, insomma, sono qua. Per cui in questi anni, riandando anche a quella battuta che facevo prima sul vegetarianesimo e macrobiotico, eccetera, le cose sono cambiate, sono arrivati gli anni in cui basta che sia bio e va tutto bene come prima, la carne basta che sia bio, basta che sia bio, basta che sia bio. In realtà in questo modo ci siamo persi per strada quell'altra cosa importante, che è la stagionalità e la dieta e la salute, per cui abbiamo ripreso a ragionare in termini di mettere i prodotti locali, di recuperare cultivar del territorio, di fare un grosso lavoro che ci è costato anche molto tempo e fatica sul recupero di sementi locali, ovviamente nel biologico gli OGM e anche questi TEA maledetti che stanno venendo avanti non ne vogliamo sapere, non possiamo o non ne vogliamo sapere, qui dobbiamo lavorare anche per sul tema delle sementi e della comunicazione, che è l'elemento direi più importante di tutto il discorso che vi sto facendo. Se non riusciamo a comunicare ai cittadini quello che stiamo facendo, i vantaggi che possono avere loro, perché la roba bisogna pagarla al prezzo che vale e non regalarla sotto costo, non esiste il sotto costo, è una bufala per i gonzi, e quindi dobbiamo fare un gran lavoro di comunicazione, lo si fa in molti modi, in quelli convenzionali, con i social, con le comunicazioni, ma lo si fa, lo si è sempre fatto con le relazioni sociali e associative, nel senso che noi a Padova abbiamo sempre cercato, in particolare a Padova, che è la nostra città di elezione, di avere relazioni col mondo movimento ambientalista, con le migliori istanze sociali sui temi del cibo, cioè con i gruppi di acquisto, giustamente, con altre iniziative, come dire, complementari alle nostre. Faccio un nome, tanto non mi costa niente perché è brava gente. Sotto il cavalcavia Borgomagno c'è l'osteria di Fuoriporta, che è una piccola trattoria in cui si mangia rigorosamente biologico, locale e vegetariano, che è nata da una esperienza di gruppo d'acquisto padovana ormai di 20 anni fa. Con loro c'è una filiera condivisa costante, nel senso che siamo loro fornitori, sono loro fornitori nostri nel caso si faccia del catering, andiamo lì a mangiare, ma ci mandiamo la gente, ci portiamo gli ospiti esterni. Con loro condividiamo la consegna a un centinaio di famiglie padovane della cassettina settimanale dell'acquisto di ortofrutta locale su abbonamento. Quindi cerchiamo di mantenere con banca etica, non siamo sull'ortofrutta, ma con banca etica noi siamo fondatori, siamo presenti in maniera costante e anche totalitaria, nel senso che abbiamo quel rapporto lì dal punto di vista bancario, insomma, no? Consentimi di anticipare che in una delle prossime puntate avrò come ospite, che lo sto corteggiando da un po', Fabio Salviato, che è uno dei principali fondatori di Banca Etica e che da una vita, insomma, anche lui persegue questo modello di finanza, appunto, molto più che sostenibile, cioè etica, perché l'Unione Europea, ricordiamoci che da qualche anno l'Unione Europea parla di finanza sostenibile e infatti ha fatto anche la famosa tassonomia sostenibile, cioè ha dichiarato quali sono i settori industriali, commerciali, appunto, sostenibili. È già moltissimo. Diciamo che l'etica fa un passo ancora oltre il sostenibile, quindi non solo un qualche cosa che sia sostenibile, ma che persegua la massima ridistribuzione, appunto, del progresso della ricchezza creata. Allora, banca etica hai già accennato, io appunto anticipo che vedremo di
spiegare per l'ennesima volta, perché in realtà Banca Etica, per chi volesse informarsi, c'è una miriade di materiale su internet. Anch'io nel mio blog personale ho una sezione dedicata completamente appunto alla finanza etica, e in Italia al momento esiste solo Banca Etica. Perché dico al momento esiste solo Banca Etica? Perché c'è una legge che dal 2016, una legge italiana assolutamente in vigore, regolarissima, che definisce cos'è la finanza etica. Quindi stabilisce 7 parametri. Se tu non rispetti quei 7 parametri, non puoi definirti finanza etica. Ecco, l'unico soggetto bancario che rispetta questi 7 requisiti, appunto, è banca etica. Detto questo, io volevo un attimo ribadire che sul concetto delle generazioni future, e intanto io ti ringrazio perché tu hai dato la testimonianza di come quelle che erano i bei giovanili, per il cosiddetto mondo migliore, le avete trasformate in realtà, con tanto lavoro, tanta fatica. Un'altra cosa che stiamo cercando, che sto cercando insieme ad altre persone di portare avanti, è questo progetto che vi sto facendo vedere molto velocemente. Questo è il sito web che abbiamo messo in piedi, è questa idea delle società collaborative, perché proponiamo alle società già esistenti o a quelle che dovessero nascere in futuro di inserire nel loro statuto la norma sul voto capitario. Quindi anche se sei un SRL, anche se sei un SPA, nessuno ti vieta di inserire nello statuto una norma che dica che per le decisioni, diciamo così, di ordinaria amministrazione relative alla vita, diciamo, spicciola della società, tu inserisca appunto il voto capitario, che prima tu hai spiegato, appunto, una testa, un voto, a prescindere da quanto il mio impegno economico o lavorativo o misto è all'interno della società. Ma in più, un'altra cosa obbligatoria per, diciamo, essere, tra virgolette, qualificati come società collaborative, cioè l'inserimento nel consiglio di amministrazione di una figura che abbiamo chiamato rappresentante delle future generazioni, cioè una persona che può essere estranea alla società, e però vota nel consiglio di amministrazione al pari degli altri, oppure una persona che può essere all'interno della società. E se fa già parte del consiglio di amministrazione, a quel punto il suo voto è doppio, cioè vota come consigliere, diciamo così, normale, e vota anche come rappresentante delle future generazioni. Ed è chiaro dal titolo, del nome di questa funzione, è chiaro che cosa ci sta a fare il rappresentante delle future generazioni. È lì esclusivamente per tutelare gli interessi delle future generazioni. Quindi questo mi premeva ricordarlo, perché è un altro tentativo che stiamo cercando di porre in essere con tutta una serie di soggetti per proporre appunto un modello il più possibile sostenibile. Franco, tu mi raccontavi nell'ultima telefonata intercorsa, anche con molta emozione, vista la situazione in essere, del fatto che hai avuto dei rapporti con la Palestina. Prima hai accennato che vendete anche all'estero. Ecco, vuoi spiegarci come si riesce a essere, diciamo così, solidali anche con chi si trova in situazioni di difficoltà, tipo i palestinesi, e non sono certo gli unici? Beh, intanto stavo ascoltandoti, pensavo che bisogna accontentarsi anche dei tempi di un intervento, perché pensando a 40 anni di storia, sai quante robe avrei potuto raccontare oggi, ma fai bene a portarmi su dei punti, perché sennò... sì, la storia dell'estero per noi non è mai stata acquisto o esportazione, è diventata poi, o è stata. Avevo sempre avuto una abitudine a crearsi delle collaborazioni dove si poteva intervenire a sostegno di gente in difficoltà che avessero attinenza con le nostre politiche. Voglio dire, il primo intervento l'abbiamo fatto, te lo dico perché è anche storico, è stato nel 2004
abbiamo fatto i nostri 20 anni, quest'anno è l'anno dei 40, stiamo organizzando i festeggiamenti, ed è venuto il Marco Paolini, che allora era, aveva appena fatto quel monologo sul Vajont, appena fatto, era ancora uno a portata di mano, è venuto a dare una lettura del Catechismo a uso dei contadini, che è un libro che abbiamo edito in copia anastatica quell'anno, che abbiamo scovato nella biblioteca di mio nonno. È molto interessante, casomai se abbiamo occasione te lo faccio avere. Quei soldi sono finiti a Bratunaz, a Serbrenza, dove già si era avviato un percorso Lamponi di Pace a cura di ACS, Associazione di Cooperazione allo Sviluppo di Padova, che è una piccola ONG che però è piuttosto attiva. Questo significò mandare questi 4.000 euro ricavati da quella serata, che Marco non volle il suo cachet, e la fece gratis per noi e l'abbiamo ringraziato. Da lì parte un lavoro che poi significa Agronomi Senza Frontiere e ACS, che vanno sopra Srebrenica, dove c'è un paese che si ripopola con il grano saraceno, eccetera, Osmace. Noi andiamo su a fare i consulenti, a capire come va, poi torniamo con la gita sociale di quell'anno in 54, con Gianni Tamino, tra l'altro, che lui non, molti non lo sanno, lui è anche oriundo di quei luoghi, insomma, non della Bosnia. E poi con la stessa logica, con la compagnia di ACS, siamo arrivati nel 2011, credo, in Palestina, semplicemente come consulenti di un progetto di sviluppo agricolo, che significava sviluppo di prodotti locali, quindi aiutare, dare un parere su come potrebbero i palestinesi in Cisgiordania vendere direttamente i loro prodotti in maniera organizzata. Per me, per mia moglie che era con me, è stata un'esperienza drammatica, nel senso che ci siamo trovati catapultati in un mondo che bisogna vedere per capire, per cui non mi dilungo. Ti abitui un attimo, capisci le iniquità e l'impossibilità di vivere in quei luoghi, e la prima cosa che fai, cominci a pensare come facciamo a sostenere questa resistenza, perché sono milioni di giovani che stanno lì, sono 3 milioni in Cisgiordania, pare complessivamente 2 milioni a Gaza, insomma, una roba drammatica sulla quale non vi tengo molto, non mi dilungo. E dopo questa esperienza, che è stata illuminante, abbiamo cominciato a dire: ma non fanno i datteri i palestinesi? Abbiamo conosciuto a Jenin, un paese a Jenin, prima che arrivassero di nuovo gli ebrei a spaccare tutto. A Jenin c'era una... Jenin è a nord della Cisgiordania, dove Sharon aveva sgombrato le colonie, uno dove era riuscito Sharon a sgombrare le colonie abusive, quindi i contadini producevano lo zatar, insomma esiste anche una predisposizione commerciale produttiva da parte dei popoli arabi in generale, insomma, no? Per cui abbiamo provato a creare delle linee di importazione diretta, stando ben attenti che non vi sia lo zampino degli israeliani, che fanno di tutto per impedire questo tipo di emancipazione commerciale. Voi pensate che un container da Jaffa, quello israeliano, costa 5, quello palestinese costa 50 a nolo, insomma, una roba continua. E siamo riusciti a cominciare a importare i datteri Medjool da produttori palestinesi. Quindi il nostro modo è stato quello di vendere il loro prodotto, che non costa poco perché ha dei costi di logistici che sono altissimi. Fortunatamente è di ottima qualità, è biologico certificato, abbiamo aspettato gli anni della conversione, abbiamo dato una mano sul fatto di cercare di quello che sono i costi per la certificazione del prodotto, insomma abbiamo cercato di supportare sta roba. L'altra esperienza simile che posso darvi come testimonianza, perché il nostro approccio è questo e continuiamo, è stata quella dell'isola di Lesbo, quei tempi qualche anno fa in cui la Turchia aveva questa marea di migranti siriani, eccetera, che attraversavano il braccio di mare per arrivare in Europa a Lesbo, dove vivevano le donne in particolare in condizioni drammatiche. E abbiamo mandato aiuti attraverso 2 o 3 associazioni, Medici Senza Frontiere, questi di Padova collegati con il Pedro, eccetera, andavano a portare assorbenti alle donne. Una roba che sembra irreale, però è così. E allora da quell'anno abbiamo deciso di tutti i fichi che importavamo biologici dalla Turchia, 1 euro al chilo andava devoluto per questo sostegno.
e l'abbiamo fatto, sono usciti diversi, alcune migliaia di euro, insomma, ecco. Ricordo anche che io mi pregio di insistere, ho trovato sempre, però non ho mai trovato grandi contrarietà. Noi, se vi sono disponibilità di bilancio, ogni anno l'Assemblea delibera un fondo di solidarietà di 15.000 euro negli ultimi anni, che si spende a fronte della disponibilità del denaro, su attività di sostegno sociale, economico e culturale in situazioni dove riteniamo vi sia delle affinità con le nostre proposte, col nostro impegno. Quest'anno sono finiti quasi tutti a Gaza, ecco, devo dire, insomma, di tentativi di sostegno alimentare, perché alla fine la situazione di Gaza, non occorre che la dica io, insomma, è assolutamente drammatica e vergognosa per un mondo che si definisca civile, credo. Quindi ecco, questo è un po' un approccio che noi non usiamo, credo che sia una delle prime occasioni in cui ne parlo con un po' di dettaglio, perché non abbiamo abitudine di andarlo a dire in giro, ma insomma i nostri soci sanno che, oppure i nostri clienti sanno che se comprano delle cose a Tamiso, sanno anche che una quota piccola va come dire, utilizzata a sostegno della giustizia. Della giustizia, in questo caso alimentare, ma insomma giustizia in generale. Se uno non gli va bene, vado a fare la spesa da un'altra parte, non è un problema. Insomma. Io cerco anche di dirlo, insomma, no. Se posso. Sì, sì, no, Franco, allora assolutamente sì. Infatti stavo per mettere la diapositiva, o meglio ancora semplicemente il concetto del commercio ecosolidale con il famoso dimenticavo di dirti, appunto, noi per importare e per muoverci in questi ambiti che sono ambiti anche che gestiamo in America Latina, in Perù in particolare, per lo zenzero, per le banane, insomma, ci siamo basati molto, oltre che sulle certificazioni bio, sulla contemporanea presenza della certificazione ecosolidale, per cui lavoriamo solo con prodotti che non sono della nostra stagionalità europea, lavoriamo solo con prodotti bio ecosolidali, dove abbiamo sufficienti garanzie che vi siano garantiti i diritti umani, quindi lo facciamo regolarmente come prassi, questa è, insomma, ecco. E poi utilizziamo qualche importatore che lo faccia di mestiere, in questo caso CTM per esempio è un'azienda italiana che fa da importatore. Noi di Dateri non abbiamo la licenza di importazione, perché sarebbe talmente costosa per qualche pedana di Dateri che conviene utilizzare un importatore professionale. Utilizziamo importatori in qualche modo vicini sul piano etico e politico. Sì, ricordiamolo soprattutto per i giovanissimi, che esiste e si trova in quasi tutti i supermercati un angolino, un qualche, diciamo, espositore con prodotti che hanno questo bollino fair trade, quindi commercio giusto, commercio solidale, che sostanzialmente significa che il prezzo del prodotto viene definito prima ancora della semina, quindi non vado ad approfittare di eventuali momenti di crisi dell'agricoltore, ma predefinisco un prezzo giusto prima ancora della semina, predefinisco le quantità e quindi appunto do un prezzo che sia sufficiente a garantire la giusta remunerazione dell'imprenditore agricolo e di tutti i suoi collaboratori, di tutta la sua filiera. Ecco, quindi senza sforzi particolari, senza dover cercare per forza di cose il negozietto bio, il negozietto di cooperative solidali, eccetera, eccetera, che per carità ovviamente si possono acquistare anche lì, però in quasi tutti i supermercati ormai si trova un angolino o in vari posti ci sono dei codici, questi prodotti, per esempio la cioccolata la trovate anche su notissime catene di supermercati. Detto questo, Franco, io ti ringrazio perché è volata un'ora e, come dici tu, cose da dire ce ne sarebbero tante, ma io a questo punto, a chi è interessato, rimando eventualmente a conoscervi direttamente, quindi cooperativa El Tamiso in provincia di Padova, e invito naturalmente sia le giovani generazioni sia quelle meno giovani a rendersi conto appunto che è possibile
fare impresa, certo con lavoro, con sacrifici, ma sviluppando quello che alla fine è l'unico modello che tiene, perché il modello di un'impresa, diciamo così, predatoria, tiene fino a che non ha esaurito le risorse e non c'è più nulla da depredare, e a quel punto, oppure ha impoverito talmente tanto la società attorno a sé, il pubblico attorno a sé, che a quel punto non ha neanche più clienti. Quindi alla lunga l'unico modello sostenibile è appunto un modello che faccia della sostenibilità il modo normale di operare. E vi anticipo che nei prossimi giorni farò un video dedicato esclusivamente al confronto che ormai da anni si fa tra la finanza cosiddetta normale, le banche, diciamo, che più o meno conosciamo tutti, e appunto la finanza etica. Perché è vero che in Italia c'è solo banca etica, però nel mondo ci sono diversi istituti di finanza etica, in Europa sono circa una trentina, e quindi c'è da anni chi fa un confronto proprio tra la finanza normale e la finanza etica, e vi anticipo che la finanza etica stravince su tutti gli aspetti, dalla solidità agli investimenti alla remunerazione del capitale, investito. Ma vi rimando a questo video che farò nei prossimi giorni. Per intanto, Franco, io ti ringrazio, direi che hai dato veramente un condensato di tante informazioni che chi è interessato le troverà utili, chi non è interessato non le troverà utili. E io mi autoinvito alla festa per i 40 anni, mandami un... Allora, adesso partiamo ad aprile, faremo un convegno grosso, credo, sull'agroecologia con un noto agroecologo californiano, cileno californiano, e continueremo anche spero con l'aiuto di Don Luigi Ciotti, con Libera abbiamo a che fare da un po' di tempo, continueremo con una serie di piccoli eventi durante l'anno. Presenteremo un libro interessante sull'atelier paysan francese, che è finalizzata all'autocostruzione di attrezzi agricoli per i piccoli produttori. Ovviamente abbiamo un sito, abbiamo i nostri social, per cercare i prodotti andate lì, li trovate, ma il Tamiso a Padova significa il biologico, ci trovate facilmente. Io ringrazio te per l'attenzione, per l'opportunità, e vi auguro e ti auguro un successo su questa voglia di comunicare valori positivi, ecco, che credo che ci sia un gran bisogno oggi in Italia. Come hai detto tu, la comunicazione è essenziale, se non comunichiamo non esistiamo, soprattutto in quest'epoca in cui in 10 secondi con un video cosiddetto virale e poi arrivare un po' in tutto il mondo. Diciamo che purtroppo appunto girano molti video assolutamente inutili, per non dire pericolosi, deleteri, diseducativi, peggio anche, magari anche illegali, e girano le buone notizie. Va bene, allora Franco, grazie. Io invito chi ha avuto piacere a vedersi la puntata scorsa, la trova sul mio blog e sui miei social, e poi a vedere le future che farò prossimamente. Quindi grazie a tutti ancora e arrivederci a presto. Ciao a tutti, ciao, grazie.